Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Oggi siamo qui su Battlefield 4, ma prima di cominciare con Battlefield 4 vi volevo fare un aggiornamentino, anzi un super aggiornamento, perché volevo fare anche un video su Dead Rising 3 e ovviamente sono andato nel gioco, ho messo il disco ovviamente, per installare il classico aggiornamento di 1 giga che quasi sempre viene rilasciato ogni santo mese, se non prima anche ragazzi. Allora, vado a fare l'aggiornamento, giustamente, pensando che fosse un giga, classico un giga, invece sapete quanto era? 13 giga di gioco, non so perché, sicuramente era un aggiornamento online, quindi 13 giga online con il mio download, per downloadare ovviamente 13 giga, ci vuole veramente un culo di tempo, ci vuole almeno, non dico una mezz'oretta, ma forse una ventina di minuti, no, di più ragazzi, che cazzo, 13 giga sono molti, so, deve essere almeno 40 minuti di aggiornamento, cazzo, ma come cazzo si fa a fare un aggiornamento di 13 giga, porca puttana, posso capire un giga, anche per Battlefield 4 adesso per giocare ho dovuto fare un aggiornamento da 1 giga, ci sta, come Call of Duty c'è stato anche quando ho dovuto fare l'aggiornamento di 1 giga per avere il gioco delle armi e un'altra modalità, e poi dover fare altri 3-4 giga di aggiornamento di DLC di Onslaught. Vabbè ragazzi, però 13 giga è veramente esagerato, ci perdo una mattinata a installare quel cazzo di aggiornamento per poi far funzionare Dead Rising 3, perché altrimenti se non faccio un aggiornamento del genere il gioco non funge. Comunque sì ragazzi, andiamo subito su Battlefield 4, era da un po' che non lo facevo visto che mi stavo impegnando principalmente su Call of Duty Ghost, e questa volta ho voluto riprenderlo perché prima di tutto ho fatto un pochettino di parite prima e mi sono accorto di un problema molto serio che sta prendendo Battlefield 4. Il problema è che adesso non sento più l'audio, ma sentivo esclusivamente la musichetta di Battlefield 4. Speriamo che lo patchino presto questo problemino. Comunque sia, andiamo su multigiocatore. Spero che non capiti anche in questa partita. Andiamo su multigiocatore, andiamo su parità veloce e andiamo su deathmatch a squadroni. E partiamo subito. Eccoci ragazzi, siamo in area lagata. Minchia, stiamo già perdendo, vabbè, andiamo. Ok. Perfetto! Eccoci in un'altra partita fantastica di Battlefield 4. Perché? Perché non si sente un cazzo. Come potete sentire che voi, dall'audio, ditemi voi se è possibile che un gioco abbia questo genere di problema a livello mondiale, su Xbox One, su Next Gen. Non è possibile ragazzi, perché non è possibile. Io sono girato di coglioni, Battlefield è un gioco con i controcoglioni, proprio con i controcoglioni ragazzi. Ok, non riesco neanche a ucciderlo, quello, vediamo se riesco a prenderlo, guarda. E dai, ma da ogni parte, ma dove cazzo siete? Sembrano lo spawn di Call of Duty Ghost per precisare, perché tutti gli altri Call of Duty avevano gli spawn decenti. Tranne tutti contro tutti ovviamente, deve spawnare la minchia di cane. Poi senti i rumori di radiolina. Sì, perfetto. Ah, sono disturbatori. Allora, vedo che i miei compagni sono qui. Questa forse è una delle mappe più belle ragazzi. Se non sbaglio si chiama, fammi rivedere. Ok, non si vede neanche. Sì, non si vede neanche, vaffanculo. Area lagata forse, non ricordo male. Anche problemi di lag. Cazzo. 1% di vita ragazzi. Dovete lavare delicato. Eccoci qui ragazzi. Mi hai fatto cagare bro. Attento, non farlo mai più. Allora, non c'è nessuno. È una cosa fantastica ragazzi sentire queste musichette in sottofondo. Vi fanno concentrare. Poi partono questi lampi di musichetta di Battlefield 4. È ottimo. Va bene così ragazzi. Eh sì. Ma muori, stronzo, ovviamente ce n'è uno dietro, ce n'è sempre uno dietro. Cazzo, quest'arma è veramente forte comunque ragazzi, non l'avevo mai vista. Anzi, non l'avevo anche vista, l'avevo sbloccata insieme a voi, era Like 971, è molto buona come arma. Questa è una mina di un mio compagno, quindi non esplode con me, perfetto. Salta. Ah no, dietro di te zio, dietro di te che escono dietro di te, tranquillo, te lo dico io. Fiati zio Cur, ovviamente problemi di lag. Tanto li vedete voi in diretta perché registra l'HDMI o comunque sia l'HDPVR registra il segnale come lo vedo anch'io. Cristo, cos'è questo sparo? Ah, è qui, 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 qui. Oh! Ma quello non era un mio compagno! Ah, vabbè. Quanto sono? 2-2, vabbè. Bello. No, non è impossibile. Ragazzi, vi giuro, è impossibile giocare per me
Come gioco io, ragazzi, così, con questo rumore di sottofondo di Battlefield. Cioè, è impensabile. Io purtroppo uso le cuffie per sentire i suoni, ma potrei giocare tranquillamente anche senza cuffie ora. Potrei fare tranquillamente così, ragazzi. E giocare così. Perché non è un problema a questo punto. Sentire la musichetta di Battlefield dietro. Grande. Hai ucciso? No. Vabbè. E lui mi spara due colpi e mi uccide! Che cazzo è? Aug di merda! Te lo fico super il culo, anche il colpo in testa mi becca. Tu sei immortale, vabbè zio, sei immortale. Spara, continua a fare fuoco di soppressione, va. Vai, continua, 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 Greg, continua! Adesso sbuco io così. Bello, poi sento la musichetta anche dalle cuffie, ragazzi, sento la musichetta. Rendetevene conto, rendetevene proprio conto del problema serio. Perché non è. Ma tu sei una merda! Ma cazzo, camperi anche su Battlefield! Non bastano sentire! Cazzo, sei un camper di merda! Ma ti incula a sangue se ti trovo ora, pezzo di merda. Perché mi fai spawnare a fianco ai nemici? Ma dov'è? Cos'è questo punto rosso? Ma perché vi camperate, cazzo? Ma che cazzo? Ma anche su Battlefield 4 vi state camperando? Ma che problemi ha il gioco? No, vabbè, ragazzi, io non so che dire. Sono veramente. Sto rimanendo traumatizzato dalla mia esperienza su Battlefield. Ma dai, ma come cazzo si fa a avere problemi del genere in questo momento? Cioè, una tristezza. Una tristezza. Bello, finisce anche la partita. Ragazzi, veramente, giocare così è una cosa. Un obbrobrio. 2-6, ma è ovvio che si gioca così di merda. Ma guardate. Cioè, io veramente, ragazzi, lo abbandono per un po', ragazzi, non posso fare altro. Cioè, se, non, giocare in questo modo rovina completamente l'esperienza di gioco su un FPS. Sapete che io, ragazzi, qualsiasi videogiocatore, un pro player, o comunque sia, quei cazzo di giocatori che devono giocare a un FPS dove c'è bisogno di sentire qualsiasi minima cosa, anzi, abbandoniamo un attimo la partita prima di parlarne, ok? Allora, un qualsiasi giocatore per giocare a Battlefield, per giocare a Call of Duty, per giocare ad Arma, per giocare a qualsiasi tipo di FPS, Crysis 3, ragazzi, Sniper 2, che cazzo ne so, anche Halo 4, è sempre un gioco di FPS, è sempre un FPS perché si vede in prima persona, vedete solo l'arma e si gioca in quel modo. Comunque sia, ogni gioco di questo genere, che sia FPS, ha bisogno sempre di un paio di cuffie. Se non avete un paio di cuffie, comunque sia un paio di casse, come c'ho io un impianto, che ovviamente uso pochissimo, anzi lo uso esclusivamente per guardarmi film sulla mia, su Blu-ray, quello che cazzo è. Comunque sia, consiglio sempre un paio di cuffie, perché? Perché c'è bisogno di sentire qualsiasi cosa. Giocare ad esempio con Battlefield, dove si sente esclusivamente la musichetta di Battlefield che si ripete, e dovete guardare quella cazzo di mappina che io non sono abituato a vedere, anzi la guardo pochissimo, la guardo esclusivamente quando sento gli spari nemici molto vicini, anzi li sento direttamente con le cuffie, è veramente una cosa merdosa. Alla fine mi hanno ucciso perché? Perché stavano fermi, camperavano e quindi mi ammazzavano sempre, è veramente una cosa oscena. Lasciamo perdere un pochettino Battlefield 4 per questo punto, perché bisogna aspettare un aggiornamento prima che venga rimesso a posto il problema. Cosa che ovviamente dovremmo aspettare almeno un mese, sicuro, ne sono certo. Comunque se la curata è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, spero che la merda di Battlefield vi sia piaciuta con questa cazzo di musichetta in sottofondo. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. E noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga!